Boom, live. 3, 2, 1. Anche dopo una marea di live, Elisiani, ogni volta che vedo quel 3, 2, 1 vai live, ho sempre un po' di formicoli nella pancia. Davvero? Sì, sì. Io sono entrata al gruppo adesso per vedere se, se ci siamo. Ci siamo. Ah, perfetto. Ci siamo e aspettiamo come sempre che arrivi qualcheduno. Sì. E il mio microfono è quello giusto, vediamo se si sente bene. Tu mi senti bene, giusto? Sì, sì, sì. Anch'io ti sento benissimo, ti sento benissimo. Come stai, Elisiani? Ma bene, dai, abbastanza bene, occupata, grazie al cielo. La quarantena è andata bene perché le mamme hanno procreato. E... Ah, è vero, cioè, si mangiava e si trombava durante la quarantena, non c'è mica niente da fare. Io direi che è un... va bene per tutti noi, fotografi di famiglia. Ma tra l'altro la cosa interessante della quarantena è stata che noi abbiamo dei vicini nello studio fotografico di media, quello che fa i matrimoni, che non vanno d'accordo, ti dico gli urli che si sentivano durante la quarantena, quindi non è solo gioie ma anche dolore è stata la quarantena per molte coppie, invece le nostre coppie per fortuna. Sì, sì. No, io dico, non ho mai fatto tanto newborn come in questo periodo e mai tanta gravidanza come prima, a dicembre. Bene, bene, bene. È una cosa molto interessante perché effettivamente, come ti dicevo prima di entrare in diretta, in realtà la Dimedia, il mio studio fotografico che fa matrimoni, invece è in crisi totale, no? Perché stiamo sperando che Draghi ci apra il prima possibile. Ma noi tutto aprile l'abbiamo già perso tutto, ovviamente marzo, speriamo almeno maggio o quantomeno la stagione grossa, giugno. Invece i family photographer anche l'anno scorso sono riusciti a lavorare, giusto? Sì, 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 siamo riusciti a lavorare, abbiamo potuto fare un Natale poi, che è una grossa entrata che c'è in quello periodo e è andata bene, direi. Io almeno sono finita a pari con l'anno prima, non ho perso, per fortuna, anche stando a casa. Sono... Molto buono, molto buono. Allora... Saluto intanto Mario, Daniele, Rocco, Eugenio, ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Ci date un po' di like e mi piace per dirci se va tutto bene, se si sente tutto a posto, e vi dico questo, ieri ho fatto una diretta per la FOWA formativa e a un certo punto mi hanno troncato in strada il segnale internet, proprio mi hanno tagliato il doppino che ci porta la connettività in casa, dove ho lo studio, dove faccio le dirette. Quindi se dovesse ancora crollare la diretta, io provvederò, già avvisato Elisiani, a collegarmi da cellulare e ricominciare. Quindi abbiate pazienza, non dipende da me né da Elisiani questo eventuale problema tecnico. Io ho il piacere di avere Elisiani, che è una delle persone più influenti nel settore della famiglia e della fotografia in Italia, anche se tu sei brasiliana, giusto Elisiani? Mm-hmm. Brasileira. E secondo me parlare con delle persone come te, Elisiani, è sempre importante, perché dobbiamo ogni tanto uscire dalla ruota del criceto e alzare la testa e guardare dove sta andando il mondo, capire se ci sono delle tendenze che funzionano o altre tipologie di servizi che non funzionano più, com'è cambiato il modo di relazionarci con i clienti in seguito al lockdown e al distanziamento. Insomma, io vorrei che oggi tu ci raccontassi la tua su come vedi il business della fotografia di famiglia per quest'anno almeno. Guarda Marco, quello che hai detto te si racchiude esattamente con quello che ho preparato oggi, perché quando tu hai scritto a me che dobbiamo pensare a cosa aspettare nel 2021 per il Family Photography, mi sono un po' fermata a pensare... le tendenze, un po' quello che può andare e quello che non funziona più. Sì. E per questo apro qui lo schermo. Aspetta. Ti condivido lo schermo, Elisiani. Perfetto. 1, 2, 3, ecco qua. Io mi nascondo ma resto attivo con l'audio. Perfetto. Allora, io qui mi sono fermata un po' a pensare dove è l'attenzione delle persone oggi. E oggi le persone, secondo me, è online. Tutti sono connessi per vedere un po' cosa succede nel mondo.
diciamo che sono le mamme. Io di solito parlo molto con la gestante o con la mamma quando vado a parlare online su Instagram, sui miei profili. E l'attenzione delle mie mamme oggi vedo che è totalmente, quasi totalmente su Instagram. E allora, secondo me, il modo in cui ci poniamo online e il modo in cui ci facciamo vedere online è molto importante perché le mamme sono curiose, sono sempre a casa, diciamo una donna in gravidanza è a casa, è molto tempo di stare lì a guardare un po' cosa fanno gli altri e è una cosa che incuriosisce tanto le mamme. Vi faccio un esempio che qui a Verona c'è una mamma che si chiama Sei Volte Mami. E lei aveva un profilo tipo da 20.000 followers 2 anni fa. E in poco tempo lei è salita a oltrepassare 100.000 followers. È iniziata a fare le dirette online, dove in queste dirette, diciamo che lo fai ogni tre volte alla settimana, in queste dirette ci sono tipo 3.000 mamme che li seguono in un continuo di domande. Però questa mamma non è una mamma che insegna qualcosa, che porta qualcosa di interessante, come vedo tante mamme che fanno e cercano di connettarsi con altre mamme. Questa mamma è una mamma che parla quello che è successo durante la sua giornata, come hanno fatto, adesso ne hai 7 figlie, che è appena partorito il 7º, e racconta molto quello che è successo durante la sua giornata e questa cosa vedo che connetta tantissimo con le altre mamme che dicono, Madonna, lei non sta lì a insegnare qualcosa che magari sia interessante per te, non sta, sta lì soltanto a raccontare quello che capita. E da lì ho iniziato a analizzare un po' anche altri profili che di solito connettano tantissimo con le mamme che è il mio pubblico, no? E lì ho iniziato a capire che è importantissimo un po' parlare di chi sei tu. Perché a volte tu vai su un profilo Instagram di un fotografo, ad esempio, non c'è un numero di WhatsApp, non c'è un contatto del sito. Quello, magari quello profilo si chiama Paloncino Fotografia, un esempio, no? E tu non sai neanche con chi tu stai lì a parlare. E per questo, secondo me, noi come fotografo quest'anno dobbiamo lavorare tanto sui profili Instagram, Facebook e portare delle novità, delle cose diverse. E per me, per iniziare a connettarmi un po' con il mio cliente, secondo me è molto importante raccontare la tua storia, far vedere alcune foto della tua famiglia, ogni tanto mostrare loro sulle storie o sul tuo profilo, sul feed, raccontare cosa ti motiva a fare il fotografo di famiglia, perché secondo me sono cose che tirano tanto l'attenzione delle mamme, perché vogliono molto sapere un po' cosa facciamo e dove andiamo. Allora, andiamo sulla prossima pagina. Ok. Allora, questo qua per me il social network è quello che chiamerà tantissimo questo anno. C'è come cambiare la mia faccina lì, Marco? Vuoi che ti nascondo? Aspetta, ti sposto. Allora, Be Live ha questo problema che io posso fare così e si vede lo stesso. Ok. Allora, cosa significa che dobbiamo fare? Dobbiamo socializzare con queste mamme. Secondo me, il negozio di fotografia di strada, quello che fa la fototessera, magari oggi non richiama più tanto come un negozio come mio, ad esempio, che parlo tantissimo con le mamme su Instagram. Per me, o Instagram mi porta tantissime richieste di preventivo ogni settimana. E quando le mamme vengono da me, eu vejo espesso que, tipo, ai, ah, já um toque de seguidores, sei famosa. Então, eu vejo que tinha um pouco ele discursinho ali, e vejo que essas coisas atiram tanto le mamme. Poi, altre cose che a loro piace da morire quando vengono da me è parlare delle mie bambine. Sono molto curiosa perché ogni tanto
Di solito divido un po' quello che faccio online, parlo un po' di fotografia, parlo un po' di gravidanza, di ogni tipo di servizio, faccio vedere la mia famiglia, cerco di dividere un po' tutto, no? Sì. E, però il discorso di fare vedere le mie figlie, fotografare loro ogni tanto, fotografare la mia famiglia, sono cose che mi aiutano molto a socializzare con queste mamme, perché secondo me o attiva un trigger mentale come quelli della comparazione dove uno è simile all'altro, o magari secondo me sono cose che portano tanto oggi a tirare nuovi clienti. Una sorta di effetto specchio. Sì. E comparando un po' i profili di altri fotografi, vedo spesso che a volte un fotografo, se tu vai sul profilo Instagram e il fotografo non ha un ritratto fatto bene suo, che secondo me la prima cosa che un fotografo deve avere è far vedere la sua faccia, magari non il logo, ma proprio chi sei. Parlando di ritratto, è molto importante che quando tu vai a pensare a fare quello ritratto, tu pensi un po' che tipo di persona tu vuoi mostrarsi. Se vuoi mostrarsi una persona dolce, delicata, se vuoi mostrarsi un fotografo potente, di successo, se vuoi mostrarsi... secondo me, prima di andare a fare questo ritratto, devi un po' studiare questo. Io, quando ho fatto il mio, ho fatto questo studio. E il feed, secondo me, nel feed, quando uno vai a vedere il profilo, deve trovare chi sei tu e il tuo nome, non soltanto magari un nome del tuo negozio. Un contatto, perché questa settimana sono andata a cercare una fotografa e non l'ho trovato su WhatsApp, e secondo me è la prima cosa che uno deve trovare quando sei sì. lì, perché diciamo che per me, non so per te Marco, ma per me il profilo Instagram è un posto, non è una vetrina di un negozio fotografico, ma è più un posto dove tu devi socializzare, devi mostrare chi sei e devi cercare di interagire. Perché se tu vai, ad esempio, in un profilo dove è troppo asciutta la cosa, dove si fanno vedere troppo una cosa molto... tipo patinata, cioè un po' artefatta, dove fai vedere solo la tua arte e basta. Solo l'arte, che ci sono delle belle fotografie, va bene, ma poi è un po' fredda. Sì. Di solito tu non si connetta con quella persona, tu non stai lì fermo a vedere un po' quello che stai facendo, a vedere i backstage, perché magari non ci sono neanche, e già con quelli che si mostrano di più, si fanno vedere di più, è più facile che tu ti fermi lì, torni a vedere e inizi a interagire con quella persona, è vero o no? Concordo in pieno, tant'è vero che le storie sono uno degli elementi più navigati su Instagram, anzi è il primo elemento più navigato, più del feed oggigiorno. Sì, quindi, è vero. Poi il sito è una cosa che uno, quando vai su Instagram, lo dovrebbe trovare subito, e la biografia di cosa fai. Secondo me la biografia deve essere corta e deve dire esattamente le parole chiave di quello che fai per essere trovato più facilmente sul tuo profilo. Qui ho messo alcune idee di cosa magari, perché lo so che è difficile a volte quando uno non si vuoi far vedere, non vuoi togliere quella sua privacità, lo so che è molto difficile un po' mostrare chi sei. Però qui ho messo alcune idee che secondo me aiutano tanto alle persone a interagire su Instagram, che per me è il mio cavallo di battaglia. E per questo dai, leggiamo un po'. Secondo me è molto importante raccontare la tua storia, come abbiamo parlato prima, perché hai deciso di diventare un fotografo. Se tu tira fuori delle storie così, sono storie che magari possono toccare te e anche il tuo cliente. Come era il tuo inizio di carriera? Di solito quando uno inizia c'è sempre una storia difficile dietro o anche prima. E il discorso della storia attiva sempre un trigger mentale molto importante con le mamme e aiuta a creare tantissime connessioni.
curiosità della tua carriera come fotografo, ad esempio raccontare delle cose buffe che sono successe, magari quando tu vai a pubblicare la tua foto feed, magari scrivi sotto una curiosità che è successa durante il momento in cui hai scattato quella foto e perché ti hai... Perché a volte ci sono tanti che mettono delle frasi già create, frasi già fatte, che magari è una cosa, si dice cliché qui in Italia, Mario? Sì, sì, ed è proprio quello che intendi tu. Sì, è molto una cosa semplice che lo fanno tutti, no? E un'altra cosa che è carina è raccontare un po' dei tuoi progetti per quest'anno, perché... Questo di solito, ad esempio, io ho comprato lo studio nuovo e l'ho raccontato per ora soltanto nelle storie, facendo vedere un po' il backstage di quello che, stiamo facendo. E questa è una cosa che attira tantissimo perché diversi amici, diversi fotografi, diversi clienti vanno lì e commentano, wow, che bello! E quello attira tantissimo il tuo profilo, le tue storie sempre tra le prime. Sì. Questo quando tu vai a fare qualcosa su Instagram, inizia a pensare sempre, a avere un po', immaginare un po' cosa fare per attirare più persone. Racconta la storia di una foto, ok? Questo ne abbiamo già parlato. O se no, cosa che hai detto la mamma durante il servizio. Tipo, ieri ho fatto un post che ho raccontato alle mamme quando vedono le foto, che durante il servizio io di solito li faccio vedere le foto e loro dicono, oh, ma sembro io. E poi altre due mamme hanno commentato che è vero, che è successo anche a loro durante il mio servizio. Queste sono cose che magari poi altre mamme vanno a vedere, vedono che sono storie belle, carine e aiutano a tirare tantissimo. Là. Adesso abbiamo i Reels, che secondo me vanno tantissimi. Io cosa ho fatto? Ho una coppia qui di Mantova che sono molti, lavorano molto su Instagram loro due. E allora dovevano venire a fare il servizio di bebè, perché non siamo riusciti a fare il newborn l'anno scorso e avevamo in programma questo servizio di 7 mesi. Allora ho proposto a loro di fare un video un po' buffo, dove la mamma si cambiava i vestiti, iniziava con un super vestito di quelli pieno di pompon di tulle e poi finiva lo stesso abito al papà. Okay. Era una cosa divertente e di solito i miei reels ho iniziato a fare poco tempo, però tiravano tipo 700.000 persone e quello video mi ha tirato 5.000 persone. Per questo quando vai a creare fai magari qualche strategia, diciamo che quei video di backstage sono semplici, situazioni di lavoro sono semplici ma sono carine da far vedere, però cerca di pensare anche a qualcosa di divertente che magari non crea una complicazione con la tua immagine, no? Che deve sempre rispettare anche quello che vuoi mostrare, però che sia interessante persone. Le storie sono le stesse cose. Io di solito faccio sempre vedere molto il trucco, perché all'inizio non vendevo mai il trucco alle mamme, non volevano mai pagare per questo servizio extra. E poi ho iniziato a fare tantissime storie facendo vedere le mamme mentre si truccavano, la Margherita mentre faceva l'assistenza alle mamme durante il servizio, perché per me il trucco è fondamentale per fare un servizio migliore. La mamma in automatico si sente più bella, è più felice, e la Margherita coccola tantissimo le mamme già dal momento del trucco fino alla fine del servizio, io adoro averla lì con me mentre faccio il servizio di gravidanza. E quando ho iniziato a fare vedere questa parte del backstage del trucco, ho iniziato a vendere il trucco a quasi tutte le mamme, sono pochissime che mi dicono di no. Una cosa buffa che è successa 15 giorni fa è che una mamma mi aveva detto di no per il trucco. Ho fatto il giorno dopo un post parlando della importanza del trucco e
chiamato e mi ha detto: Lisiani, voglio fare il trucco perché ho visto il tuo post e secondo me è importante. Quanto è importante, perché a volte sembra che non ci osservi nessuno, in realtà le mamme, le nostre clienti o potenziali clienti sono tutte lì. Sì, sono tutti lì, vedono tutti, sono... perché a volte magari tu fai le cose un po' ti demotiva perché cioè, magari nessuno sta leggendo, nessuno sta vedendo, ma invece no, magari sono un pubblico un po' più silenzioso, però sono lì e lo vedono. Cioè... Sì. Là. Andiamo al prossimo. Ok. La didascalia, vi do un esempio che di solito uso io, perché oggi magari uno si connetta tanto con quello che tu fai vedere, con quello che tu parli nelle storie, ma ci sono anche quelli che si connettano tanto con quello che tu scrivi. Non lo so, Marco, se tu sei d'accordo con me, però oggi secondo me è più importante quello che parla una persona piuttosto di quello che fai. A volta. Adesso stiamo entrando nel mondo del vocale, no? Che tutti vogliono molto sentire o visualizzare magari il video. Sì. Secondo me Instagram è una pagina che funzionerà tantissimo ancora perché è molto visuale, è carina, però stiamo entrando nella fase del vocale dove abbiamo Alexa che fa tutti i comandi e abbiamo già altri social network che stanno entrando fortissimo nel mercato. Quindi non ne ho sentito mai parlare, forse ti riferisci a un certo Clubhouse. Sì, forse ne hai sentito. Però posso dire che il Clubhouse, secondo me, ancora è un po' da studiare, però parlando anche di podcast, ad esempio, è un altro esempio che secondo me è importante. E per questo dobbiamo fare molta attenzione e studiare un po' quello che parliamo, quello che scriviamo e quello che facciamo vedere. Secondo me non è importante oggi fare soltanto una bella foto, perché vedo fotografi che fanno foto magnifiche, ma che magari non hanno quella interazione con il cliente come vorrebbero loro. E vedo dei fotografi che fanno foto anche più semplici e che hanno un'interazione molto più grande sui loro profili. Per questo dobbiamo stare sempre molto attenti a tutte queste cose che succedono. Io, se posso aggiungere una cosa molto importante a quello che hai detto tu adesso, Elisiani. Nel marketing in generale si dice che il tuo prodotto, che deve eccellere comunque, rappresenta solo il 30% di quello che vive come esperienza un cliente con te, perché, come dici giustamente tu, dipende se tu sorridi o meno nel tuo lavoro, se sei empatico, se ti vesti bene, se hai gli ambienti puliti, se sei educato, se sei puntuale, se sei veloce nelle consegne. Sì. Ecco, tutto questo rappresenta l'esperienza di un cliente che, come hai detto giustamente tu, esula dal semplice click e post produrre bene in Lightroom e Photoshop. Ed è un elemento importante sul quale anch'io sto facendo tanta cultura, come te, perché è effettivamente un anello debole tra noi fotografi. Ma sai, Marco, oggi siamo vogliono tutto molto in fretta, tipo io ti chiedo un preventivo, lo devo avere il tuo preventivo fra un minuto, due già da quando ti ho chiesto. Io questa cosa, ad esempio, del preventivo è una cosa che l'anno scorso mi ha penalizzato un po' tanto perché lavoravo da sola in studio e cercavo di fare tutto io e non riuscivo ad avere magari una velocità come serviva piuttosto che un studio che magari dove lavorano in più persone. E da lì ho iniziato, ho delegato la mia post-produzione per riuscire ad avere più tempo. Ho un'azienda in Brasile che fa tutta la mia post-produzione e ho inserito un'altra ragazza per lavorare part-time tutte le mattine con me per inviare gallerie e rispondere a alcuni clienti, perché quest'anno ho deciso no, il preventivo quando uno mi chiede lo devo inviare entro alcune ore, perché la stessa persona va a chiedere un preventivo a me e chiederà anche tutti gli altri fotografi vicino a me, a volte magari quello che risponde prima o che interagisce
prima con quella cliente è quello che vince. E purtroppo il nostro mondo oggi è così, dobbiamo adattarsi a queste cose il più veloce possibile, perché sennò restiamo dietro. È vero, non vendiamo e quindi non portiamo nuova linfa vitale, cioè soldi e no like, nelle nostre casse. Sì, e per dire la verità è un po' noioso il discorso, perché chieste di preventivi sul sito, sulla mail, su Directi, su WhatsApp, rispondere alle chiamate, magari e quando mi fermo a fare le foto, a lavorare. Però purtroppo il mondo oggi è così, chi non si adatta, ciao. È vero, è vero. È la sindrome che si chiama del Pac-Man. Non so se te lo ricordi, il gioco negli anni 80 che aveva la bocca piccola, che è il tuo tempo in cui scatti, e tutto il resto del corpo è il tempo trascorso a gestire tutte queste cose che hai detto. E secondo me, se tu non deleghi, tu non andrai avanti neanche lì. C'è a volte, diciamo che ci sono sempre un po' di priorità dove tu vuoi mettere i tuoi soldi, su quello che vuoi fare o no, però a volte arrivano momenti che sono da fare ragionamenti: se vado avanti, inserisco altre persone e inizio a crescere, o mi fermo in quello che sono e riesco a fare quello tot di clienti fermi lì. Giusto, giusto, ottima osservazione. Alcune idee da didascalia che vi do è che è molto importante attivare la memoria del cliente quando tu vai a scrivere con loro, perché magari le prime due righe che uno vada a leggere sulla tua didascalia vai dire tutto alla fine se uno si fermerà a leggere tutto quello che hai scritto o no. E qui vi lascio alcune idee che tu puoi iniziare a scrivere. Quando è stata la ultima volta che magari ti sei sentita bella o hai preso cura di te e ti sei regalata tipo la parrucchiera, una truccatrice, iniziare con studiare un po' cosa vuoi dire con la mamma e poi usare delle parole che attivano il loro cervello a dire: Madonna, ok, cosa stai scrivendo? Vado a leggere tutto. O se no, un altro tipo, iniziare con un testo che incuriosisce la mamma, tipo: il mio più grande segreto durante il servizio di gravidanza è. E lì attiva sempre un trigger mentale sulla mamma, che lei è curiosa e vai a vedere tutto il resto di quello che hai scritto te. Secondo me Marco è più esperto di me su questa cosa, però... E se no lo emozionale dicendo: sono sicura che hai vissuto una situazione così, e continuare la frase magari che, perché ad esempio ci sono tante mamme che non hanno fatto un primo servizio di gravidanza, non ci sono sentite belle, il fotografo non è stato carino, non si è sentita a suo agio, e magari tu vai a scrivere di quelle cose lì, iniziando con: sono sicura che hai vissuto una situazione così. Racconta una brutta situazione e poi tira fuori una bella situazione di quello che può fare te. Ok, cosa pubblicare su feed? Io di solito divido molto un po' la mia famiglia, mostro che valorizzo la mia famiglia. Io faccio sempre un servizio all'anno con la mia famiglia, con un fotografo professionista. E questa cosa lo trovo molto importante per la mia mamma, perché a loro faccio sempre vedere che io, per me, come fotografo di famiglia, è molto importante fotografare anche la mia e avere, anche se ho la mia fotocamera, avere un professionista che fa questo per me. Perché tante mamme hanno una bella fotocamera e magari pensano che possono fare anche loro questo servizio con la loro famiglia, però è importante mostrare, ad esempio, tu che sei fotografo, che dà valore a questo tipo di servizio e che lo prende anche te, il professionista, per farlo, anche se volendo poteva farlo te. Sì. E questo è importante, io sempre faccio questi servizi, pubblico su feed le mie foto con la mia famiglia, quello che ho fatto. Torno qua. Raccontare un po', far vedere le foto che hai storie da raccontare, storie tirano sempre tantissime persone e fare foto diverse di quello che fanno di solito i tuoi concorrenti. Per me oggi l'assistenza umanizzata
per soddisfare i tuoi clienti è la cosa più importante che devi avere. Io sono un po' da brasiliana, magari a volte quando leggo sui profili, sui gruppi di fotografi, alcune cose mi fermo un po' sempre a pensare, tipo, Marco, torna qua che voglio vedere la tua faccia adesso. Arrivo, eccomi qui. Okay. Pronto. Io di solito vedo un po', alcune volte l'assistenza al cliente è una cosa molto fonda. Non lo so, tu hai vissuto alcuni anni in Brasile e magari la tua esperienza può essere la stessa visione che ho io, che a volte il cliente è quello che ha sempre ragioni, quello che è focolare. Che magari a volte ha ragioni, tu devi avere un modo simpatico e carino di. Di relazionarti con lui, indubbiamente. Diciamo che rompere i bambocci, cioè arrivare allo scontro muro contro muro, testa contro testa, fa solo del danno al rapporto a lungo termine con il cliente, con i suoi amici, perché tanto una persona insoddisfatta di te sicuramente parla male di te e uno soddisfatto fa più fatica a parlare bene di te, innanzitutto, e poi fa proprio anche male al nostro karma, alla nostra energia, essere arrabbiati durante il giorno. Quindi sì. Una volta tu hai detto, secondo me un po' di empatia ci vuole sempre, ma una cosa che hai detto te una volta su una live che mi ha fatto pensare, ho detto no, è super vero, è quello discorso lì, che a volte io in questi anni ho visto che ci sono tanti corsi, tante situazioni che dicono no, tu si deve far pagare bene a un certo livello che magari che sia meritato quello che guadagni, no? Ti dicono di partire sulle cifre da 500, 600, 700 euro. Ma sono situazioni che magari a volte fa vedere l'altro collega che non si fa pagare così tanto, sentirsi inferiore. Sì. E magari c'è anche quell'altro discorso della mamma che se arriva lì da te e tu lei svena con un servizio da 1.000 euro, ad esempio, lei non torni più e parlerà malissimo di te. È corretto, è corretto. E poi secondo me ci vuole tanta coerenza, cioè se tu vuoi essere una Ferrari e quindi esci a 500.000 euro, l'importante è che tu sia sempre in ogni condizione. Arredamento, comportamento, far sentire la persona quasi esclusa molto spesso, cioè la Ferrari non è venduta a tutti. Se tu hai i soldi, non è detto che la Ferrari ti venda l'automobile, questo è uno degli asset di chi fa lusso. Allo stesso tempo, però, è facilissimo cadere in difetto e soprattutto in un paese dove la gente molto abbiente è sempre meno, a differenza ad esempio del Brasile, dove questo mercato è più facile da lanciare, io dico sempre, probabilmente è molto meglio targetizzarsi sulla media borghesia italiana, cioè un mercato più facile dove tu peraltro poi, grazie alla tua bravura, nel tempo puoi far maturare un cliente medio borghese in un cliente super spendente per te, però perché si innamora di te effettivamente. Sì, è vero. Ok, andiamo sulla prossima. Aspetta che mi rimpicciolisco, anzi sparisco. Secondo me, oggi con il discorso online a volte è molto difficile togliere la barriera di dire mi faccio vedere, mi mostro, non mi mostro, faccio conoscere un po' la mia privacità o no, però è molto importante un fotografo oggi tornarsi memorabili. Una persona che magari non sia indimenticabile, tipo se uno vai a parlare, è incinta e sta cercando qualcuno, come tu si fa vedere tanto su Instagram, è più facile che una persona dice, guarda, c'è Elisiane, sei la prima persona che uno magari quando va a pensare a un fotografo pensi subito a te. Per questo tu devi creare delle situazioni dove tu diventi una persona memorabile, che non sia indimenticabile, che i tuoi messaggi hanno sempre un impatto maggiore rispetto a altri fotografi concorrenti vicino a te, tu devi tornarsi un po' una persona desiderata dal pubblico oggi,
E lì ci sono altri vantaggi dove tu guadagni di più e hai sempre un'agenda. A volte sembra una sciocchezza dire, ma investire sui social per me è molto importante perché ti porta a tutto questo che abbiamo detto adesso. Chi non è visto non viene mai ricordato. E qui vorrei parlare un po' dei 7 peccati che impediscono alle persone di diventare un fotografo memorabile. Qui mi fermo e racconto la mia storia per voi. Marco, torna qui. Yes, eccomi qui. Eccomi e qui vi dico come che la cosa non è difficile e che tu non devi essere un grande genio per diventare una persona memorabile. La mia storia è questa. Io nata in Italia, facevo la donna di polizia al mattino e la fotografa nel pomeriggio. E un giorno facendo pulizie nel 2017 ho pensato a creare qualcosa di grande, a cambiare un po' la mia vita, e mentre passavo l'aspirapolvere in una casa che facevo le pulizie ho pensato a creare una conferenza, perché non c'era in Italia e io come fotografo la cercavo. Per questo ti dico, pensa io, una brasiliana arrivata in Italia da poco, che non parlava bene l'italiano, che faceva la donna di pulizia, sono riuscita a creare uno degli eventi più grandi di fotografia in Italia. Con una semplice idea, non ho avuto paura, non mi sono sentita incapace di fare, ho lasciato fuori la mia timidezza e ho messo la mia faccina su internet, su Facebook, a creare delle dirette con fotografi esperti. Non ho mai avuto invidia di nessuno, perché questo, se tu hai invidia, magari sono cose che ti bloccano. Avevo tempo, per fortuna, in quel periodo lì. Non ho avuto pigrizia. E i soldi ho deciso di investire in cose che erano importanti per me, come foto, perché magari non ho preso una bella macchina, non ho fatto certe cose che magari con mio marito riuscivamo a fare, e ho deciso di pagare i biglietti aerei per i relatori. Per questo vi dico, ragazzi, da poco o da niente, se tu hai coraggi, ti metti in gioco, tu riesci a fare tanto. E questo è... Guarda, è bella questa cosa, perché immagino, non conosco i dettagli della tua storia, ma le giornate difficili immagino che tu le abbia avute, che quelle giornate dove dici, cavoli, ho fatto una scommessa gigantesca, forse più grande di me, e oggi che va tutto male, basta, mollo, ed è lì che devi avere la forza invece di credere nel tuo sogno e nell'obiettivo che vuoi raggiungere, dico bene? Sì. Diciamo così, non è stata una fortuna creare Cifoto, è stata una decisione di grande coraggio, di saper convincere le persone, perché ho convinto i migliori fotografi del ramo a venire in Italia a fare i relatori per Cifoto, e ho saputo convincere tantissime persone a iscriversi in un evento che non esisteva, che è stato creato da una brasiliana che è apparita da un nulla. E secondo me, cosa fa funzionare una cosa di questo genere? Io, quando mi fermo a dire perché ha funzionato Cifoto, secondo me è funzionato perché sono sempre stata molto semplice, molto naturale, ho sempre avuto molta empatia. E lì, secondo me, è fatto funzionare un po' tutto. Sì, vera, che oggi, secondo me, è una delle cose che funziona meglio. Mentre, ad esempio, quando nacque Instagram, erano nati tutti questi influencer che, non so, noleggiavano la Lamborghini, i vestiti, per essere belli e finti, quindi era un social molto patinato. Adesso, invece, la comunicazione è diventata sempre più vera. E tu sei stata antesignana, perché in realtà, quando tu hai fatto il Cifoto, hai agganciato questa tendenza di essere molto semplici e veri, perché era agli inizi, l'hai proprio agganciata nel momento in cui era nella parte iniziale, e ne hai giovato, perché comunque sì, hai fatto una scommessa, perché adesso la raccontiamo che il modo di comunicare è questo, ma
3 anni fa, 4 anni fa non era assolutamente scontato, insomma. Sì, e posso dire che è una cosa diversa, anche diciamo che è un momento del coraggio, perché tu vai a confrontarsi anche con dei problemi che magari non ti sei posta prima. Ad esempio, quando ho aperto Cifoto, per me l'idea era fare studiare tutti quelli che volevano studiare fotografia, perché era molto chiuso il discorso fotografie, sì, in Italia. Per partecipare a un corso tu doveva avere la partita IVA, tantissime cose, c'erano tanti che volevano imparare e volevano aprire la loro partita IVA e non avevano possibilità, perché prima dovevano aprire e poi studiare. E quando mi hanno messo davanti questo problema, è stato veramente difficile andare contro persone che erano più forti di me e pensavano diversamente, e mi hanno fatto pensare in desistere, però ho detto no, io vado avanti perché io credo in questa cosa, e sono andata. È stata una scelta più che giusta, e tra l'altro Lorena Graziani dice che è perché sei fantastica. Grazie Lorena. La Lorena ha seguito tutto, perché lei mi ha aiutato tantissimo anche nei backstage di Cifoto, è sempre stato un braccio destro per me. Grazie Lorena. E allora, questa storia mia che vi racconto di Cifoto è per dire che a volte sul tuo profilo Instagram, se tu ti fai vedere quello che non sei, è tutto più difficile per te, perché quando indossi una maschera, magari le cose funzionano meno. È la stessa cosa per me, ad esempio per Cifoto sono stata sempre molto neutra, sempre ho raccontato un po', ho fatto vedere tantissimi backstage, e quello secondo me è quello che mi ha aiutato a funzionare. Se tu vai a vedere, ad esempio, ci sono dei profili Instagram, ad esempio la Mercedes, ci sono diversi profili, Mercedes Italia, Mercedes Germania, e c'è un profilo della Mercedes dove loro fanno vedere tantissimi backstage, dove fanno vedere loro che sono in montagna a sciare, o fanno vedere loro che lavorano in ufficio, piuttosto che altri profili Instagram della Mercedes dove si vedono soltanto le macchine, quelle foto super belle create da fotografi. E quello dove loro fanno vedere tantissimo backstage è quello dove hanno un sacco di commenti, la gente interagisce tantissimo. Esatto. Per questo il consiglio più prezioso che vi posso dare oggi è far questo, mostrati, anche se è difficile, ti fai vedere, e sia te stesso. Le persone quando entrano da te in studio devono dire: mi sembra di conoscerti già. Sì. Ecco, questo è un po' il segreto, no, della comunicazione oggi. La che bel sole che c'è da te, che cos'è? Un raggio di sole che entra nella tua finestra. Un raggio di sole. Che invidia. Maravena, un giorno tristissimo oggi. Mi fai un po' di... c'è sole anche io. Fortuna. Che bello. È bellissimo sole. E là, vediamo qua. Ok, ragazzi, l'ultimo consiglio che vi posso dire per magari fare andare bene il vostro anno come family photography è pianificare prima di tutto il vostro anno, vedere un po' cosa vuoi fare, dove volete investire i vostri soldi per lo studio. Io una cosa che ho imparato da Marco, ho imparato questa cosa 3 anni fa da lui, quando sono andata a Ravenna, e è una cosa che lo tengo per sempre, è l'idea che ogni famiglia deve spendere in media 1.000 euro all'anno con me. Chi è il pubblico che mi rivolgo? Sono sempre le mamme, le donne di gravidanza, le gestanti. Secondo me attaccare, prendere subito la gestante è il miglior affare che tu puoi fare, perché poi tu hai tutti gli altri servizi da vendere durante l'anno, che sia un battesimo, che sia una mini sessione, che sia altri servizi di famiglia, Natale. E io ad esempio il battesimo non lo faccio, però per me ho l'idea che la mia famiglia deve spendere questi 1.000 euro diviso in mini sessioni. Di solito pianifico già all'inizio dell'anno quali sono le mini sessioni che vorrei fare quest'anno. Per me quest'anno la mia mini sessione nuova è la sessione da donna, perché ho pensato che il mio cliente, la donna, può diventare il mio cliente ideale, perché lei diventerà incinta, fra poco si sposa e avrà i bambini anche lei, per questo voglio iniziare a interagire con questo pubblico.
E per questo le mie mini sessioni sono Donna, Pasqua, Mamma, Estate, Natale e aprirò alcune mini di Smash the Cake. Okay. E con queste mini sessioni che continuo a inviare ai miei clienti, la gravidanza e i newborn, di solito mi fanno gravidanza, newborn e un altro di questi servizi durante l'anno, ma riesco a avere i miei 1000 euro di guadagno per ogni famiglia, come media. Top. Là. Puoi tornare, Marco. Grande, grande, Lisiani. Peraltro ti volevo dare un dato interessante, ho come nuovo cliente un ospedale qua della mia città, quindi ormai gli ospedali privati della mia città sono tutti gestiti da noi a livello marketing. Posso nascondere un attimo la presentazione? Sì, puoi nascondere, è finito. E mi hanno dato un dato interessante, perché a differenza dell'ospedale che seguo da 3-4 anni, questi qui sono nuovi e rampanti nel mercato, stanno costruendo delle nuove sale operatorie e fanno chirurgia estetica, cosa che l'altro ospedale non fa. Non immagini quanto stia crescendo anche in Italia questa tendenza, che peraltro ad esempio Stati Uniti e Brasile è un dato di fatto, ma a 18 anni è un dato di fatto andare dal chirurgo. Questa cosa qui che dici della donna al centro, quindi non solo mamma, secondo me è una tendenza che tu stai intercettando bene, perché i dati sono questi, cioè quando una donna vuole trasformarsi è perché vuole sentirsi più bella. E allora, possiamo dare un giudizio positivo sulla chirurgia estetica, ognuno la pensa come vuole, ma il concetto chiave è che oggi una donna si vuole sentire più bella e noi siamo un po' dei chirurghi estetici, no? Perché a tutti gli effetti, a un costo molto più basso, riusciamo a trasformare o affermare che la cosa più bella è la bellezza di una donna. E quindi è un mercato che secondo me, per chi fa il family, è un mercato interessante sia da agganciare prima che una donna diventi mamma, ma ancora di più dopo che è diventata mamma, perché subisce comunque probabilmente un po' di depressione, si vede un po' più bruttina, ha bisogno di rimettersi in forma. Ecco, quello è un nuovo, secondo me, business. Io dico nuovo per chi ancora non lo fa, ovviamente, ma è un business sicuramente su cui mettere l'accento, in cui c'è budget. In questo allora, momento. Vi dico la mia strategia. Io ho pensato, il mio pubblico-alvo da donna sarebbe quella donna da 22 anni fino a 45 anni, yeah. Che sia una ragazza che diventerà mamma o che hai già alcune amiche che sono incinte e che, o se no, quella mia mamma che viene a fare servizio di famiglia e poi vai a fare il suo servizio da donna. Non userò il nome Boduir perché secondo me è un servizio che vulgarizza un po', è proprio un servizio che valorizza la donna. Sì. E per partire con il servizio da donna ho fatto venire una influencer di Verona, che è un centro estetico che è super conosciuta dal mio target, che le sue clienti sono le clienti che voglio io per questo servizio. Lei è venuta, ha fatto un servizio, ha fatto le storie, abbiamo fatto tutto quello che serviva e ho avuto 4 appuntamenti che parto da giovedì, da domani i servizi, fino a sabato. E diciamo che all'inizio non è che mi aspettavo dei grandi numeri, perché ancora sono una fotografa di famiglia, però questa donna lo so che verrà nel mio studio, faremo un po' di amicizia, si divertirà a fare il suo servizio, sarà felice e lo so che lei ha anche altre amiche che sono incinte che poi parlerà di Lisiani. E lo so che il giorno che diventerà incinta lei, magari anche lei tornerà da me perché abbiamo già creato la connessione che serve. E la mia idea era quella. E magari potremmo fare una diretta dopo che hai fatto questi 2 o 3 servizi, sì, su come è andata, come, sì, ti sei trovata, perché effettivamente tu di solito sei abituata a maneggiare, diciamo così, dei bimbi o delle pance, no? Ma io, guarda, le ho già fatto altre 2 con le mie clienti che mi chiedevano sempre, però non ho mai pubblicato perché era fuori target. Fuori target. La idea è partire con quello e poi creare una pagina, un profilo con un nome diverso, direzionato a questa cosa, ma dove coinvolge anche Lisiani Bianchini. Certo, certo. Ascolta, Lisiani, e tu, a livello tuo, su noi fotografi, pensi di fare ancora qualcosa? Hai in mente qualche cosa? Tu lo sai già, né? Lo so già.
Ma no, in realtà tu me l'hai accennato, poi come sempre non ne abbiamo parlato in dettaglio, quindi non volevo dire qualche cosa senza averne la certezza. Quindi partirà un CFoto online, perché dovrò consegnare anche i CFoto venduti dell'anno scorso, che è stato un evento di beneficenza, però questa cosa partirà da maggio. Bene. Ci saranno novità, sì. Grande. Peraltro ti volevo anche dire che do una micro pillola gratuita qua nel gruppo, poi in realtà è tutto contenuto che noi stiamo preparando nel nostro corso Facebook e che racconterò ad esempio anche a CFoto. Mm-hmm. Facebook Ads, che è uno dei magneti più importanti per attirare clienti. Facebook Ads intendo dire le pubblicità che vanno a finire sia su Facebook che su Instagram. Sì. Do un'indicazione gratuita a tutti: non serve più fare il posizionamento del gruppo con gli interessi o l'età addirittura. Quindi ti dico, poi te lo racconto meglio, lo racconterò anche nel corso, una nuova strategia per sfruttare al massimo l'algoritmo Facebook. Uno di questi è non più dividere il gruppo per interessi. Presente come facevi una volta? Ma adesso prendo quelli interessati ai pannolini, alla gravidanza. Ecco, questo mondo qui è finito in questo momento e c'è un nuovo modo iperpotente di fare sponsorizzate Facebook che potrete scoprire o nell'evento di Elisiani di maggio, in cui lo racconterò, oppure ad esempio nel nostro videocorso di Facebook che ancora dobbiamo registrare, sarà pronto probabilmente in contemporanea con CFoto. Quindi bene, un dato interessante, poi ne parliamo meglio, Elisiani. Sì, io ho già visto una cosa simile su altri corsi che ho fatto di marketing all'estero, però non c'era proprio una strategia, accennavano qualcosa, sono curiosa di sapere. Sì, sì, risultati certi peraltro, io con Hacker Photographer lo sto applicando investendo migliaia di euro al mese, devo dire che effettivamente abbiamo dei tassi di interazione delle persone molto più alti, li applichiamo anche con Ellen e devo dire che funziona molto bene, quindi sarà un tema centrale anche per le fotografe che voglio, i fotografi che vogliono partecipare a CFoto. Elisiani, grande, grazie per averci dedicato un'ora del tuo tempo, prezioso tempo, come mamma, imprenditrice, fotografa, quindi il tempo è preziosissimo, grazie per averci dedicato il tuo tempo e anche i tuoi contenuti soprattutto, che come sempre sono iper interessanti. Grazie Marco. E ci vediamo alla prossima, perché a questo punto siamo curiosi di sapere magari tra 3 settimane, un mesetto, come stanno andando i servizi alle donne. No, ma io lo farò diviso, ho partito questo, lo farò altre fra 3-4 mesi, non lascerò aperta l'agenda così, solo il boom delle vendite quando serve. Grande, sono curioso di sapere come andrà. Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti e grazie. Va bene, ciao Marco. Ciao.